Ehi, ben ritrovati l'Andrea in Croton e bentornati su Pokémon Scudo, le terre innevate della corona. Ma siamo nelle terre selvagge oggi, perché in lontananza c'è un bel tacchinozzo che vorrei provare a prendere. Però lui scappa. Zapdos, orca miseria, ci sta sto Dredono in mezzo alla strada. Ma chi ti ha dato la patente? Mi chiedo però, se avete visto Zapdos stava iniziando a correre. Ovviamente lui inizia a correre quando il giocatore è in prossimità e si stanca piuttosto velocemente. È come Bibip, no? Roadrunner. Però si sarà fermato ora perché... Ah, si era fermato. Oh, cavoli. Non so se dovrei inseguirlo quando proprio gli sto... Dai, 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 caricati, caricati. Ma ci picchia, ragazzi, corre come non ci fosse un domani quel coso. Cioè lui proprio va a istinto, non è che dici, segue un... Cioè si, ti sente far rumore, no, lui va a caso. Però piano piano lo stiamo raggiungendo, mi pare. Corre a caso oltretutto. Però vabbè ragazzi, non è possibile, cioè... Ma ti stanchi mai? Ti stanchi, mannaggia a te. Ti stancherai? Ti stancherai! Bello, quanto cavolo sei bello però Zapdos. Mamma mia ragazzi, Zapdos qui è bellissimo. È un dodo. Ho paura a toccarlo, ho paura a toccarlo. Secondo me qualunque attacco gli faccio gli fa male. Psichico, sta buona, ma almeno non è super efficace come lancia glaciale. Super! Che cosa sei? Cosa sei? Cosa? Eccolo che ricomincia l'inseguimento. Parte la sfida Wacky Races, le corse più pazze. Oi, ehi, oi, oi, oi. Let's go, dai. Allora, lo psico gli fa male. Io che gli mando un Pokémon psico. Super efficace tifone. Sapete che non ricordo che tipo è lui? Che Pokémon sei tu? Dimmi un po' che Pokémon sei tu. Calcio tonante, aiuto. Ho paura. Mamma, aiuto. Non è... Ah, adesso tipo nuovo. All'acciaio, non lo so. Contropiede, ma... Perché? Perché sei pezzettino? Sei pezzettino eppure debolino. Dato che non c'è nessuna grandine qui, niente schifo di tempo, tranne la pioggia, e lui potrebbe avere benissimo un attacco del suo tipo, del suo primo tipo. Qual è il suo primo tipo? Qual è il suo secondo? Non me lo ricordo. Tacchino? Cosa? A questo punto, ragazzi, io inizierei con le Ultra Ball. Perché prima, alla terza prova, contro Articuno solo due ne ho usate. Non perché così non devo comprarne altre, però. Giusto per dire che ti fanno sudare sette camicie e poi dopo due Ultra Ball li prendi. Replica, replica? No! C'era quasi, infatti. C'era quasi. Oramai parlo come i testi di Pokémon. La parte facile è raggiungerlo e lottarci. La parte difficile è catturarlo, sono 20 minuti che ci sto provando. Sono 20 minuti che sto lanciando le Ultra Ball. Oh, yes, Eroni. Yes. Yes, Eroni, ragazzi, yes, Eroni. Pollastrello arancione.
Ha zampe così possenti da riuscire a ridurre in frantumi con un calcio un camion ribaltabile. Ah, quello. Ok, ho capito. Che dice che sfrecci fra le montagne a 300 km orari. No, no, nelle terre selvagge, te lo dico io. Soprannome pezzo di pezzo. Beh, lo mettiamo in squadra comunque perché. Per pietà. Pietà mia, non sua. Ci mancherebbe. Vediamo questi appunti. Nelle terre selvagge ho catturato Zapdos. Manca l'altro Pokémon, ovvero Moltres, che penso prenderò quest'oggi. Allora, ragazzi, sono appena arrivato all'isola dell'armatura e ho visto Moltres volare. Volevo curarmi, ma ho tipo troppa voglia di provare a prenderlo. Quindi lo inseguo un pochettino. Il problema è che Moltres, ragazzi, sfreccia proprio a velocità soniche. E quindi riuscire a prenderlo è un po' un'impresa. Bisogna attirare la sua attenzione, ragazzi. Però non so come, perché qua purtroppo lui è troppo veloce. Poi va in mezzo all'acqua, va in mezzo alle montagne. È un po' così lui. Eccolo va. Non mi sente. Troppo lontano. Dov'è andato? Ah, sta là, sì. Però se incontro uno Sharpedo che mi insegue è finita. Lui dovrebbe seguire un pattern specifico comunque. E dovrei ritrovarmelo davanti prima o poi. Quindi forse aspettare è una cosa buona. Eccolo, eccolo. Eccolo, attenzione ragazzi, ora arriva, eh. Così mi curo. L'ho trovato, mi curo. Eccolo. Trovato subito, ragazzi. Preso con un attimo. Certo, preso per l'incontro. Ora bisogna vedere con la lotta. Non mi ricordo neanche lui che tipo è. Volevo controllarlo, ma è buio. Perfetto, perfetto. Allora ricordavo bene. Ricordavo bene. Tifone, facciamogli un dannetto. Lui evita l'attacco. Però a me colpisce. Giustamente, eh. Vorrei vedere. Buon danno, buon danno. Non l'ha retto per niente. Se riuscissi a fargliene un altro. Ok, evitato. Ah, potevo salvare, vedi? Ce l'avevo davanti alla faccia, non ho salvato. Calyrex. Allora, no, il ghiaccio. Se mi fa furia ardente, mi sdruma. Ah, lui aveva ancora un po' di fuoco all'energia, poteva resistere un altro po'. Tappo, che è tipo fuoco. Oddio, potrei provare a catturarlo? Proviamo, iniziamo. Oppure un dannetto di fuoco. No, a parte furia ardente è tipo buio. Quindi lui è volante buio. Wow, perfetto. Furore. Aumenta. Attacco speciale. Quando subisce una mossa di tipo fuoco, forse. Sarebbe più comune, piuttosto che quando arriva a vita rossa. Quando gli rimane tipo fuoco aiuto, erba aiuto, acqua aiuto. Che ti aumentano del 50% l'attacco del fuoco erba acqua quando sei in difficoltà, ovvero hai un quarto di vita. Moltres se a meno di un quarto. Ok, non posso fargli nulla perché giga assorbimento, visto quello che ha fatto a Zapdos. Anche lui non è che abbia proprio una difesa eccellente, eh. Preso! Vai così! In questo caso avrei finito i leggendari. I leggendari obbligatori del DLC. Ho finito tutte quante le leggende. Le leggende che Pioni mi dava. È conosciuto con il nome di Moltres.
è avvolto da un'aura maligna che arde come il fuoco. Bello. Bello tu. Tacchinello arrosto volante. Aggiunge la squadra. Che poi a me tacchino non è che piaccia molto, no? Giusto a titolo informativo lo dico. Sull'isola dell'armatura ho catturato Moltres. Sì. Vai a far rapporto a Pioni. Ah, neanche mi chiama più Pioni. Pezzente. Prima, oh Andrea, capo squadra, di qua, di là. E mo mi chiama tutte e due le volte, mo non mi chiama più. In questa maniera abbiamo finalmente finito le leggende che avvolgevano le terre innevate della corona. E possiamo andare avanti. C'è l'ultima cosa da fare nel DLC. A parte Cobalion, Virizion e Terrakion. Che se avete seguito tutti quanti i video sapete come si possono catturare. Ma anche se vi fate un giro nella landa della corona lo capite benissimo da soli. Ci sono le sfide da fare. Il torneo dei campioni di Galar, delle Star, una cosa del genere. E lo farò, ho intenzione di farlo. Ehi capo squadra, come sta andando l'esplorazione? I Pokémon leggendari. Articuno, hai catturato Articuno? Oh mio Dio, fammi vedere! Vediamo, questo sarebbe Articuno, il Pokémon leggendario che domina i ghiacci. Per assomigliarci ci assomiglia, però sembra che abbia addosso una strana maschera e non è per niente freddo. Ma lo sguardo straglaciale da farti rabbrividire ce l'ha. Vabbè, somiglia ad Articuno, più o meno, che gli fa? Zapdos, hai catturato Zapdos, fammi vedere! Questo sarebbe Zapdos, il Pokémon leggendario che controlla i fulmini? Per assomigliarci ci assomiglia, però ha le zampe troppo grosse e non fa scintille. Ma di sicuro è tutto spunzoni e anche il becco è della lunghezza giusta. Vabbè, somiglia a Zapdos, diciamo che hai completato la missione. E ora Moltres, sta assumendo un accento strano, Pioni. Fammi vedere, vediamo. Fammi vedere, vediamo. Moltres, l'incarnazione delle fiamme? Beh, ci assomiglia, però se lo tocchi non è per niente caldo e con questi colori sembra uno di quei teppisti del Team Yell. Se socchiudi gli occhi con un po' di fantasia può sembrare infuocato. Vabbè, ci somiglia, dai. Hai riferito tutto quello che c'era da scoprire sui Pokémon alati leggendari. Oh, che bellezze. Finite! E per questo rapporto è tutto, mi pare. Indagini delle altre leggende? No, l'ho finito tutte, Pioni. Ehi, capo squadra! A quanto pare quella era l'ultima tappa dell'Esploratour Made in Pioni. Complimenti, un risultato stratosferico! Questo sì che è entusiasmo. Anzi, straentusiasmo, capo squadra? Per essere un tour basato su 4 punti di dubbia attendibilità buttati giù da me! Bravo, sono scemo anch'io che ti ho seguito. Non è che hai davvero incontrato qualche Pokémon leggendario per strada? Te l'ho fatti anche vedere? Sì. Aspetta, non c'è bisogno che tu mi dica niente. Basta guardarti per capirlo. Di sicuro è stata un'avventura stra-emozionante. Se la ride perché ci sta prendendo per il culo proprio. Non per i fondelli, proprio per il culo. Perché è maledetto, Pioni. Ci ha preso in giro fin dall'inizio. E quello che hai vissuto è un tesoro tutto tuo. Non voglio ficcare il naso e rovinarti la festa. Capo squadra Link, sono stracontento che tu abbia apprezzato il mio tour leggendario. Per ringraziarti vorrei che prendessi questa. Ah, la card rara. Meno male. Però, come l'impressione di aver dimenticato qualcosa. Tua figlia? Ma insomma, papà, la tua voce si sente fin da fuori. Ma questa va in giro per le lande della corona così, tutta svestita. Nia! Però, ti sei trovato proprio un bel posticino. Ah, ma sei lì che da un po' che non ci vediamo fuori dalla Dynatana, Max. Come va? Una meraviglia. Sono contenta. Ma hai davvero fatto compagnia a mio padre? Grazie, che carino. Per ringraziarmi, magari. Io invece mi sono proprio divertita con l'avventura Dynamax, quindi pensavo di provare un po' anche quella specie di tour di mio padre. Ops, l'abbiamo appena finito. Cioè? Ho detto qualcosa di sbagliato? Ah, no, no, ferma lì. Aspetta un secondo, che ti trovo subito delle nuove leggende. Così possiamo andare all'avventura insieme. Che ne dici? Dai! Come sarebbe a dire trovarmi delle nuove leggende? Piuttosto, non ti stai agitando un po' troppo? Ah, sì. Intanto ho una cosa per te, Nia. Un bel completo d'esplorazione tutto nuovo e scintillante. L'ho cucito per te. Perché non te lo metti mentre aspetti? Ma che roba è? Brilla come un lampadario. Però, sti discorsi. Però scusa, il tuo è normale. Perché il mio deve essere dorato? È perché ho lo strafiero della mia figliola. Ma quello che ha cucito prima era per lei, no? E l'abbiamo preso noi.
Tutti ti ammireranno, appunto. Ok, ho cambiato idea, questo puoi prenderlo tu. Ma come? Perché? Ma davvero completo dorato? E qui torna all'avventura Dynamax. È suo modo per dimostrarmi che mi vuole bene, vero? È così, no? Ah, caposquadra, scusa per tutta questa confusione. Comunque sappi che mi sono stradivertito. Per quanto riguarda la nostra base, sentiti pure libero di usarla quando vuoi. Ci sono stato meno tempo di quello che credevo. Cioè niente. Bene, per me invece è ora di passare un po' di tempo con la mia adorata figliola. Ehi, Nio, aspettami! A questo punto si apriranno anche le avventure Dynamax infinite. E questo era l'end game delle terre innevate della corona. Prossimo episodio, torneo delle Star di Galar, perché no? Oh, attenzione. Una leggenda. Oh, ok. Un'energia e misteri che legano il nostro mondo a un altro scoperto dall'esistenza. Victor? No. Com'è che si chiamava quello là dell'Ether Paradise? Vivono degli esseri diversi da Pokémon chiamate Ultra Creature. Sì, ah, quindi dobbiamo portarli alla Dynatanamax. Sì, che ci fossero le Ultra Creature ne ero a conoscenza, certo. Le troviamo qua dentro, le troviamo, non credo. Non so se siete... Sì, dovrebbero trovarsi anche nelle avventure Dynamax. Oh, caposquadra, sono contento di rivederti. Finalmente sto passando un po' di tempo con la mia Nia, che ha messo il picco. Quando fanno la boccuccia a V rovesciata, il picco si chiama. Nel gergo comune. Cosa? Hai trovato un foglio con dei miei appunti alla base? Ma questo cos'è? L'ho scritto io? Non me lo ricordo proprio. Ehi, ma questi appunti parlano proprio di questo posto. La Dynatanamax. Ah! Che? Ah, non era Pioni? Ah, era un urlo. Ah! Cosa succede? In fondo la Dynatanamax è apparsa una moltitudine di creature. Non so se siano Pokémon o cosa. E come? Aiuto! Forse qualcosa ha fatto emergere l'ecosistema di un altro mondo. Potrebbe avere a fare con l'ultravarco che è apparso per un attimo? Tranquilla! Un altro mondo! Che sarà mai un ultravarco? È una cosa normale al giorno d'oggi. Oh, sembra che stia succedendo qualcosa di incredibile. Caposquadra, mi sa che questo è l'inizio di una nuova avventura. Se volessi dargli un nome, sarebbe questo. L'ultrasquarcio che lacera il cielo. Non devo farla per forza questa. Che dici? Forte, eh? Comunque, l'obiettivo è catturare i Pokémon segnati negli appunti. Godiamoci questa avventura! Davvero? Non ci sono Pokémon scritti negli appunti. E le altre leggende le ho finite. Ah, mi sa che devo completare altre avventure e poi questo qua mi sa che mi apre quelle infinite, credo. Ad ogni modo, questo video termina qui ragazzi, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!